Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti voglio dare un aggiornamento sulla situazione in Thailandia. Tieni presente, come sempre, che questi video sono da considerare nel breve termine. E nel frattempo che arrivi il caffè che ho ordinato, gli aggiornamenti di cui ti parlo oggi sono il tampone PCR, quello da fare 72 ore prima della partenza, e la quarantena per chi non è vaccinato. E se stai pensando di venire in Thailandia per la tua prossima vacanza, ti consiglio di iscriverti al gruppo Vacanza in Thailandia che trovi qui sotto nella descrizione. Perché mi dovresti ascoltare? Mi chiamo Daniele, sono un expat, vivo a Koh Samui, mi occupo di turismo e nel video di oggi ti parlo degli aggiornamenti sulla situazione in Thailandia. Ok, il CCSA, Center for COVID Situation Administration, ha deciso che dal 1 aprile si può arrivare in Thailandia senza la scorciatura del tampone PCR, quello 72 ore prima della partenza. Inoltre hanno anche deciso che per i non vaccinati la quarantena è stata ridotta da 10 a 5 giorni. Alla base di questi due fatti avrei anche un paio di considerazioni da fare. È sempre meglio della situazione che avevamo l'anno scorso. Quello che vedo io è che questo tipo di miglioramento non porta comunque al miglioramento della situazione, che attualmente è una situazione di stallo. Quello che penso è che bisogna proprio levare tutto, e quando dico tutto intendo tutti i tipi di restrizioni, perché abbiamo visto che ormai non servono più a niente. Basta con queste restrizioni. Per chi viaggia la prima volta in Thailandia sicuramente non è per niente invogliato a farlo, perché magari è troppo complicato. E tante persone, gli abitué, quelli che magari sono abituati a venire per un certo periodo di tempo, anche loro sicuramente non sono invogliati. A livello economico, io di ripresa al momento, grazie a queste restrizioni, ancora non ne vedo. Vedo molto entusiasmo da parte delle persone, perché è nell'aria che ormai siamo alla fine di questo brutto incubo, siamo alla fine del tunnel, che secondo me è durato anche un po' troppo rispetto a quanto doveva durare. La sensazione che ho vivendo qua è che queste restrizioni, oltre a danneggiare i piccoli, quelli che hanno delle attività con l'indotto turistico, danneggino anche in generale tutta la nazione, tutto il paese. E quindi mi viene proprio spontaneo che per risolvere la situazione attuale, non quella di 2 anni fa, non quella dell'anno scorso, quella attuale, dove gli ospedali sono vuoti. In realtà la curva dei contagi non dice così, ma gli ospedali veramente sono vuoti. Io di emergenza qui non ne ho mai vista. Ricordiamo, queste benedette sante restrizioni erano state create per contenere un'eventuale emergenza di contagi, che alla fine non è mai arrivata. Fatte queste considerazioni, dette queste parole, il ministro del turismo Pipat Ratchakiprakarn dice che con molto ottimismo, e qui c'è anche un pochino da toccarsi, che perché ogni volta che ci si è augurati per il meglio, poi siamo ritornati alla fase precedente. Comunque le parole del ministro sono: se continuerà tutto così bene, dal 1 maggio toglieremo tutte le restrizioni. Comunque questa è un'ulteriore conferma che c'è molto ottimismo e che le cose stanno anche andando per il verso giusto. Quello che ti posso confermare è che la parte forte dell'economia thailandese sta facendo molte pressioni per accelerare le fasi di riapertura, che sono 4 e adesso siamo ancora alla fase numero 1. Non la vedo neanche tanto facile questa fase di accelerazione delle 4 fasi, perché chi è al governo è formato da un gruppo di militari e di persone anziane, che così ad intuito non mi sembrano così facili da convincere, vogliono andare molto con calma. Ok, fatto questo quadro generale, io chiudo il video dicendoti che mi auguro molto che questo sia l'ultimo video che farò sulle fasi della riapertura, sulle restrizioni. Mi auguro che il prossimo, sempre di questo format, sempre sulle restrizioni, sarà l'ultimo e definitivo, quello dove ti dirò: finalmente ce l'abbiamo fatta, basta, non ci sono più ste restrizioni. Come sempre ti ringrazio per aver visto questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, ti mando un abbraccio come al solito e tra poco mi vado anche a fare un bagno al mare. Ciao!